Sì, grazie. Io tra l'altro ho accompagnato qui una parte di una classe, di una quinta, la quinta C dell'Istituto per Geometri di Pordenone. Due domande. Allora, una, anche avendo visitato proprio quei ragazzi le città europee in questi anni, abbiamo visto come nella pianificazione, nella rigenerazione urbana, si sono riusciti a delimitare degli ambiti dove lo sviluppo è avvenuto con dei piani, master plan, che ne so, a Berlino, piuttosto che in altre zone, con delle linee guida per intervenire, quindi dove vari architetti con concorsi di idee o di progettazione sono riuscite davvero a riqualificare quelle zone che voi avete identificato come zone ancora indistinte, no? Le avete chiamate nodi risolti o cose del genere. Se era possibile anche per Pordenone su questo piano intervenire in questo modo, cioè in ambiti precisi pensare a interventi di questo genere per riqualificare. La seconda domanda invece riguardava poi la parte che almeno sembra sia intervenuta in questi giorni rispetto alla critica sui piani attuativi comunali non partiti, ma di fatto già catalogati come tali, zone C, no? Quelle che sono un po' al di fuori dell'ambito della città vera e propria. Ecco, su questo effettivamente cosa succederà a queste aree e come avverrà la gestione di queste aree in questa particolare fase, no? Perché c'è anche un'esigenza da parte di chi ha investito in quell'area magari di intervenire. Terzo punto, sempre su questo, purtroppo ci troviamo anche di fronte a situazioni, penso a Torre Nord piuttosto che altre zone, dove ci sono degli interventi partiti con dei fallimenti in atto, quindi con delle aree costruite parzialmente ed altre che sono sembrano dei cimiteri, perché ci sono solo le strutture, ma non si sa se verranno completate. Come intervenire in queste zone? Una cosa che si collega alla sua domanda, che io non ho capito il senso di cosa significhi contenimento di suolo, perché dell'uso, sì. Dell'uso del suolo, sì. E quindi anche collegandomi a quello che diceva il collega, anche riguardo a questi capannoni industriali che sono i famosi luoghi che potenzialmente anche costituiscono dei pericoli ambientali, no? Ecco, anche questi sono punti interrogativi che potrebbero diventare siti orfani, tra l'altro, no? Ecco, tutto qui. Allora, rispondo un po' io e poi coinvolgerò anche i professionisti. Faccio una premessa. La premessa è che qui siamo nelle direttive, cioè siamo nell'indirizzo politico. Il come verrà costruito con gli scenari. Noi abbiamo deciso di seguire una modalità per la quale, una volta detto quella è la strada, si attraverso l'identificazione di una serie di modalità che saranno più o meno spinte, si riescano, componendole, ad ottenere la nostra immagine finale. Di conseguenza, il come è demandato da oggi a quando costruiamo lo scenario. E la stessa cosa un po' per la sua domanda. Certo è che, ad esempio, per le parti delle aree industriali ad oggi dismesse, ci sono più livelli di ragionamento che vanno dal constatare che la monofunzionalità che le ha caratterizzate, che è figlia di un certo modello industriale produttivo, ormai è completamente superata,
che però non possiamo neanche pensarle, non possiamo neanche pensare di abbandonarle, cioè dobbiamo porci il problema che non siano orfane trovandogli delle altre destinazioni, che possono però passare attraverso un'altra idea di città dove non c'è più questa divisione del territorio così rigida che ci porta ad avere il PIP di Vallenoncello, che è un pezzo di città dove ti sembra di andare in territorio altro, e dove anche la riqualificazione di questi contenitori diventi un elemento importante per aumentare la qualità, dove riuscire a farli diventare anche produttori di energia può essere uno di quegli elementi che innesca altri processi, e una diversa funzione può essere una delle strade da percorrere per farli tornare ad essere utilizzati. Sono tutte questioni che dobbiamo modulare per capire appunto come arrivare ad ottenere nel tempo dei risultati. Lo facciamo molto guardando gli esempi dell'estero, proprio perché il professor Santa Rosa ha indicato l'esempio di Berlino. Io ad esempio ho sempre in mente i contratti di quartiere francesi, che sono azioni importantissime per rimettere in discussione ad esempio l'edilizia sociale. È logico, di fronte a queste scelte bisogna avere anche la forza di sedersi al tavolo con la regione e con gli altri enti, perché non siamo soli, il piano lo disegna il comune, in questo caso con l'apporto dei cittadini, con un percorso di un certo tipo, ma come dice l'architetto Giuliani la vera sfida è dal giorno in cui è approvato, perché da lì se vedi attuandolo che vedi se l'hai fatto correttamente e se hai scelto bene le strategie. La strategia fondamentale che noi ci poniamo è quella del non andare a inficiare il territorio che oggi non è edificato a fronte di un'assenza di esigenze. Questo è già un percorso culturale molto diverso rispetto a quello che abbiamo seguito fino adesso. Per questo una delle questioni che abbiamo messo nel piatto all'interno della delibera di direttiva è quella del chiedere che venga fatta una carta della qualità del suolo, cioè che noi si arrivi a conoscere qual è la qualità del nostro suolo per decidere come intervenire sulle varie tipologie di suolo che abbiamo in funzione della qualità che hanno. Perché se abbiamo già un suolo compromesso, lì potremmo pensare di intervenire in un altro, in un certo, con certe azioni. Mentre se ne abbiamo uno vergine, sicuramente non ci andremo a mettere della nuova edificazione, perché vorrebbe dire andare a impoverire ancora di più quella carta sulla qualità degli ecosystem service che ci mostra già in difficoltà. Quindi è l'insieme di queste azioni che dovranno essere messe sul piatto, sapendo che stiamo cambiando l'orientamento rispetto ad una modalità che è quella che ha governato il territorio fino adesso. Noi non andremo più a rispondere ad un modello che era quello dell'espansione delle città, che è il modello che ci ha assistito fino adesso, per sceglierne uno di trasformazione della città. Bisognerà trovare i modi per rendere sostenibile economicamente questo, perché poi il piano lo fanno un po' che le amministrazioni pubbliche con i servizi, con le opere, ma molto i privati. E quindi vengo anche alla domanda sulle salvaguardie. Sì, c'è stata polemica sul fatto del sospendere. Quelle aree che cosa diventeranno? Quelle aree diventeranno quello che è compatibile con quello che è il nostro modello di sviluppo. E quando dico sviluppo, ribadisco, non intendo che sia lo sviluppo e il cambiamento. Troveremo naturalmente, dovremo trovare delle modalità che non penalizzino l'intervento, che non penalizzino l'investimento del privato, ma sicuramente avendo come presupposto che l'amministrazione deve garantire il bene pubblico. E quindi il contemperamento di queste due cose deve essere l'equilibrio della bilancia, perché io come amministratore devo avere un principio che è quello del garantire il bene pubblico, che non deve mortificare mai l'interesse privato, perché su quello il privato ci ha messo
degli investimenti, cioè fatto, ma che deve trovare ad oggi una declinazione congrua con quelli che sono diversi modelli di sviluppo, di trasformazione, di crescita dei nostri tessuti. E che dal mio punto di vista, se continuassero a perseguire quella strada, risulterebbero sicuramente fallimentari. Perché ad oggi avere zone che prevedono grandi espansioni ancora abitative, con dei trend demografici che ci stanno raccontando, ma non da ieri, da 20 anni, cioè l'avete visto, nel 1955 eravamo 30.000, poi siamo diventati 46 e poi siamo andati dai 46, 48, 52 negli anni in cui da 48 a 52 siamo arrivati grazie al 16% di popolazione immigrata e ora stiamo ritornando ai 51, ma Pordenone siamo questo. È con questo che ora ci dobbiamo confrontare e quindi quelle previsioni andranno modulate in modo che siano compatibili con la nostra dimensione, che garantiscano le politiche di attrattività che vogliamo mettere in atto e che servano per far sì che la parte di città, quel 46% di città che è stata costruita negli anni 50, 60, 70 e che oggi è gran parte del patrimonio, ma è incongruo dal punto di vista energetico, ma a volte anche strutturale, venga trasformata per diventare, per ridare valore anche a chi in quelle case vive e abita, per dare senso di nuovo allo spazio pubblico e di relazione delle nostre città. Questo è in asse, sapendo che un piano dove vuoi fare le cose nuove ma non cambi niente è una contraddizione in termini, perché non ci si può dichiarare d'accordo con la ristrutturazione, ma volendo mantenere quello che è in atto. Qualcosa lo dobbiamo mettere in gioco. Sarà la parte più complicata trovare il giusto equilibrio. Sì, giro il microfono a Michele Brunello, che è uno dei progettisti. Sì, no, semplicemente sul master planning come strumento. Sicuramente ha avuto grandi successi. Però noi vogliamo un po', almeno noi abbiamo visto Pordenone, pensate che il range tra i 50.000 e i 120.000 abitanti è esattamente il range medio della città europea, sugli 80-100.000 abitanti, che è una caratteristica unica nel mondo. E molti contesti affrontano problematiche simili, quantomeno a livello demografico, di espansione e di gestione del territorio. Quindi siamo proprio nel cuore della caratteristica europea. E il master planning come strumento ha rinnovato moltissimi centri, è stato uno strumento capace di attrarre le forze economiche che c'erano in quel momento per attivare dei progetti di trasformazione. Berlino, esempio eclatante. Oggi l'intenzione che noi potremmo mettere sul tavolo è quella di essere pronti appunto a ripartire, a creare le condizioni per ripartire e utilizzare anche il master planning come strumento poi di crescita della città, cioè il disegno che arriva a una scala tangibile quasi del disegno dello spazio quantomeno pubblico e quantomeno della volumetria privata, ma nel contesto esistente, non di crescita. Allora, quando ci saranno le condizioni, il nostro lavoro sarà quello di creare delle condizioni per facilitare il recupero degli spazi dismessi, il rinnovo della città esistente. Bisogna immaginare un nuovo tipo di master planning che non è sulla tavola rasa, ma che interviene sulla città esistente con strumenti nuovi e oggi è un punto di domanda. Volevo dire che non è che ci si inventa di affrontare questa sfida che sembra difficile a Pordenone. Questo è il tema della città media europea di oggi, perché non ci sono i grandi interventi. A Milano quello che è successo, per esempio, è che c'è una delle operazioni più grandi in Europa di master planning, che è Porta Nuova, che ci vede coinvolti, e insieme a questa, che è solo a seguire un grande piano che seguiva la perequazione, che ha spostato i volumi lì per rendere possibile quel grande intervento, solo rendendo pubbliche delle altre aree nella città che hanno spostato i loro volumi. Quello forse si sta concretizzando, però insieme a quello ci sono altri 5 interventi bloccati che lasciano delle voragini in mezzo alla città e chissà quando si sbloccheranno. Allora, rinnovare un po' lo strumento del master planning è nell'agenda nostra, ma soprattutto essere pronti a usare lo strumento del master planning nei nuovi contesti. E le potenzialità qui sono assolutamente più
privilegiate rispetto ad altri luoghi, perché è una città che sta affrontando già fin da oggi questo contesto, mentre altre città devono ancora cominciare a pensarci, ma già vivono i problemi di Pordenone. Però per l'altra domanda lascio a Massimo. Se vuole. Sì, a me sembra che l'assessore abbia risposto in maniera sufficiente anche ai temi del consumo di suolo. Tuttavia il tema non è di vedere, come è sembrato anche nelle polemiche a ridosso del Consiglio per le direttive, come un aspetto negativo di blocco della città. La città in realtà è bloccata da problemi strutturali, che sono il fatto che la grande, diciamo, una grande sovrapproduzione edilizia che si è compiuta negli anni passati, adesso in realtà quello che è stato costruito rischia di essere sufficiente anche per i prossimi anni, in realtà c'è tutta la città esistente da riqualificare. Questo è un obiettivo molto importante, è un obiettivo che negli ultimi 50 anni è stato riservato solo a una piccola parte delle nostre città, che è la parte della città storica. Su quella è stato fatto un processo di recupero, per il resto tutta la tensione, sia dal punto di vista urbanistica che dal punto di vista delle amministrazioni, è stata quella di gestire il nuovo, lo sviluppo, l'espansione. Il ripensamento, la riorganizzazione della città è una cosa che nelle città europee non si fa da centinaia d'anni, perché c'è sempre stata questa, all'inizio dell'industrializzazione è stata una spinta infinita all'espansione. Il meditare a come si può in questo periodo riqualificare la città è quindi un'operazione che è di sviluppo, non è negativa, è positiva per la città. Sappiamo che negli ultimi 15 anni le città, la costruzione della città è diventato un'operazione di carattere finanziario, che è completamente staccata. Non parliamo dell'Italia, parliamo della Spagna. In Spagna, che era considerata da tutti gli economisti il fiore all'occhiello, perché aveva fatto dell'edilizia, della trasformazione urbana, una struttura economica in grado di tenere in piedi tutta la nazione, si è trovata non con qualche quartiere o qualche piano di lottizzazione, ma con delle intere città vuote. Perché? Perché negli ultimi 15 anni, e la crisi è nata per questo, la trasformazione urbana è diventato un problema finanziario. E questo ha tenuto in piedi il PIL italiano, ma naturalmente ha inciso molto sul consumo di suolo delle città, che vuol dire costi indotti nei prossimi anni, per esempio per le urbanizzazioni che l'amministrazione comunale deve sostenere. È stato fatto un convegno sul consumo di suolo organizzato da Flavio Piva, che lavora con noi al piano, e ha messo in luce che le opere di urbanizzazione hanno dei costi che non si pagano assolutamente, cioè gli oneri di urbanizzazione che vengono fatti pagare ai soggetti privati sembrano molto alti e mettono, soprattutto in questa fase, in crisi il piano finanziario, ma per le amministrazioni comunali sono una piccola percentuale rispetto ai costi reali di gestire le urbanizzazioni nel territorio. Ecco, tutti questi elementi sembrano essere fuori controllo e quindi vale la pena di approfittare di questo piano per rimettere in sesto le cose, anche perché, come tutti ci ripetono, purtroppo è vero, c'è un cambio di paradigma completo nel modo di costruire le città, nel modo di sviluppo e di trasformazione degli apparati industriali, che non sono solo trasferiti, sono stati diffusi e ridistribuiti in una parte di mondo dove non c'erano, quindi si sono abbassati comunque. Sono avvenuti tantissimi cambiamenti, vale la pena di rifare il punto della situazione. Ci sono delle ipotesi progettuali che noi stiamo mettendo insieme, purtroppo non si riesce mai
a prendere un esempio e riportarlo tale quale, perché la specificità dei luoghi, delle condizioni a contorno è tale per cui ogni volta bisogna reinventarselo rispetto alle specificità locali. Questa è la scommessa dell'amministrazione, l'amministrazione ha spinto molto per affrontare il problema per le corna, tenere conto che c'è stato questo cambio di paradigma e proporre un piano che cerchi di impostare tutti i problemi. Questa è la spinta. Buonasera, io sono Alessandro Del Frate, ho partecipato a tutto il percorso di Pordenone più facile con molto entusiasmo. Credo che una gran parte della partita si giochi sul coinvolgimento dei comuni contermini, in primis ovviamente Porcia e Pordenone, che già dalla cartina risultano assolutamente essere un tutt'uno con Pordenone, considerando poi che gli assi della viabilità, ma anche quelli ambientali, ovviamente non rispettano i confini dei territori comunali. Mi viene da pensare, siccome anche da un po' di tempo si è discusso, no, sulla quel più ampio calderone che è l'abbattimento dei costi della politica, che forse semplifica troppo, della possibilità che diventi un'unica entità comunale, quindi un'unica giunta, un unico consiglio comunale, almeno quel territorio che corrisponde a Pordenone e Pordenone, ma che ovviamente adesso è ben lungi dal potersi realizzare. Mi chiedevo se però, senza trascurare ovviamente gli altri comuni, se perché queste intenzioni poi alla fine anche si traducano in atti concreti, considerando appunto questa diversità, no, delle amministrazioni comunali, se esistono, se sono stati messi in atto degli strumenti per costruire insieme questi passaggi legati alle direttive, poi ovviamente al lavoro di progettisti, se c'è un gruppo di lavoro anche ad esempio tra gli uffici tecnici comunali che opera insieme per riuscire a portare avanti, pur nella diversità, no, delle esigenze, delle sensibilità e anche ovviamente dei propri interessi elettorali e non, e tutti i vari territori. E da ultimo, questo naturalmente anche lo rivolgo a Alberto che adesso ha questo incarico, no, di proseguire questo percorso di facilitazione, se sono stati pensati anche degli strumenti affinché i cittadini di queste realtà, che naturalmente in questo contesto non sono stati granché rappresentati solo occasionalmente durante il percorso precedente, potranno essere coinvolti. Rispondo direttamente. Allora, non esistono gli strumenti legislativi, nel senso che questo è uno dei temi fondamentali di innovazione sulla quale si sta spendendo anche la Regione per trovare delle forme che prevedano le progettazioni di area vasta. So che l'assessore Pannuntin, che è responsabile, sta studiando un disegno di legge e questo è il punto istituzionale. Quindi noi in questa fase andiamo di inviti, nel senso che Pordenone più facile ha sempre coinvolto le altre municipalità. Li abbiamo coinvolti non solo mandandogli tutte le informative, invitandoli, li abbiamo direttamente coinvolti quando abbiamo fatto degli studi come lo studio socio-economico del territorio, che, per il quale abbiamo dato noi l'incarico, ma che era di area vasta e che abbiamo consegnato ai comuni contermini dopo che è stato redatto e consegnato. Quelli che sono stati gli apporti che i professionisti, che i comuni contermini hanno dato, sono entrati all'interno del testo unico. Adesso nostra intenzione è quella del mandare il documento di direttive, ma anche di presentarlo con il sindaco agli altri sindaci e magari chiedere se c'è una disponibilità a presentarlo in consiglio comunale.
dal punto di vista totalmente informale. Abbiamo chiesto alle amministrazioni, quelle più vicine, se potevano essere interessati, visto che avevamo uno studio che stava facendo il piano, di condividere con noi le direttive, gli indirizzi, di vedere il piano stesso. Ad esempio c'è il comune di Cordenons che ha un piano che ancora si basa su, che non è equiparabile ai nostri neanche come struttura di disegno, quindi se c'era la volontà da parte di queste amministrazioni di ripensare il loro studio, lo strumento urbanistico, per ora non c'è, cioè no, per ora, fino a un po' di mesi fa non c'è stata questa disponibilità, ci interessa sapere che cosa facciamo noi. C'è anche in alcuni momenti condivisione sul fatto che noi si riducano le previsioni. Non ho ben capito se questa condivisione sta nel fatto di dire bene, quindi siamo più assicurati noi ad avere i nostri territori in ampliamento. Questo non l'ho potuto leggere tra le righe, insomma, così, però certo è che con Alberto ci stavamo già prima domandando su possibili modalità di io le ho chiamate incursioni, insomma, di interazioni, ecco, più nei territori interni. C'è stato un momento in cui il dibattito, quando si è parlato di sistemi ambientali, ed è successo a livello regionale, alla fine del, quando l'assessore Riccardi del precedente mandato, della precedente giunta, stava per portare in adozione il piano del governo del territorio, c'è stato un momento in cui la regione aveva sottolineato l'importanza delle alleanze tra comuni, tenendo conto che se un'amministrazione forniva servizi fisici, l'ospedale, le scuole, eccetera, bisognava entrare nell'ottica che un'altra amministrazione avrebbe potuto fornire servizi ambientali. Questo dibattito è velatamente iniziato. Si è anche concluso, nel senso che lo strumento ora è in fase di ripensamento. Certo è che se ci fosse un pronunciamento importante da parte della regione, questo sarebbe d'ausilio alle amministrazioni, perché altrimenti noi possiamo solo andare a chiedere la disponibilità a partecipare. Ma poi abbiamo armi molto spuntate nel momento in cui invece le politiche entrano di più nello specifico. C'è da dire adesso che questo dibattito che si è aperto sulla città dei 100.000, non è che Pordenone diventi da 100.000, ma che Pordenone è una città da 100.000 se si considera il comune di Cordenons e di Porcia, ha visto un reinteressamento abbastanza vivo da parte dei comuni limitrofi, della parte politica, che poi è quella che deve portare avanti eventualmente questa progettualità, non tanto nell'ottica del costituire un unico comune, perché forse ancora non siamo pronti perché ci vogliono dei passaggi intermedi, quanto nell'identificare una forma che potrebbe essere quella della federazione dei comuni, come ci sono esempi virtuosi nella regione Veneto. Tenendo conto che noi abbiamo già questo strumento, perché quando parliamo di ambito sociosanitario, noi lo gestiamo in area vasta, nel senso che sono i 5 comuni che partecipano a piani di zona, sono comuni che mettono in gestione comune, scusate la ripetizione ma mi viene un altro termine, una serie di servizi sociosanitari, ed è un modello che funziona. Bisogna trovare il modo per ampliare la gamma di servizi, quindi pensare anche alla pianificazione come uno di questi strumenti da poter mettere in area vasta. È un processo sicuramente lungo, è un processo che per ora noi gestiamo con la condivisione. Posso
Sì. Allora, solo per dare completezza al ragionamento dell'assessore, dal punto di vista tecnico, Alessandro, è ovvio che tecnicamente noi non possiamo nulla se non c'è un accordo politico a monte, però io quello che ho già detto in questa sala vi posso dire che siamo partiti prima con i tecnici che a smuovere l'ambito politico, e quindi se oggi i professionisti vi hanno rappresentato anche queste tavole è anche perché ha telefonata veloce con provincia in primis, quindi i colleghi della provincia, e poi tutti i responsabili degli apparati tecnici dei comuni che voi vedete rappresentati, e ci abbiamo messo poco ad ottenere il risultato. Quindi vuol dire che c'è un substrato buono dove agire anche dal punto di vista tecnico. È indubbio che se poi non si completa l'operazione a livello politico, quello rimane... Ok, grazie. Sono uguale. Rispetto a questo, sono anche il Consiglio Comunale di San Quirino, e magari capire che davvero è un altro pianeta, cioè nei comuni limitrofi i consiglieri comunali non sanno che cosa sia il piano regolatore, nei comuni limitrofi i consiglieri votano su indicazione del sindaco ad alzare di mano ma senza fare una domanda. Allora, nei comuni limitrofi, nella commissione urbanistica non c'è un verbale dopo la commissione urbanistica. Siamo veramente a livelli, purtroppo, anni luce rispetto a cosa si fa qui. Quello che potrò fare è invitare, come consigliere di minoranza, l'assessore a partecipare in seduta aperta a questo punto al Consiglio Comunale, anche se non è prevista neanche in seduta aperta nel Comune, quindi davvero le difficoltà ci sono. Politicamente posso anche dire che questo tentativo di far lavorare assieme i comuni c'era stato nella passata amministrazione regionale con la legge urbanistica che diceva, attenzione, prima di intervenire, lo dico in modo molto semplice, poi l'assessore mi può correggere, prima di fare piani fondamentali e varianti dei piani regolatori nei comuni, i comuni si devono mettere assieme, però questo è stato come dire, ostacolato da sindaci di destra e di sinistra, quindi purtroppo è stata un'occasione mancata. Per confermare, il periodo brevissimo in cui è stata in vigore la legge è stato l'unico momento in cui mi hanno risposto al telefono. Poi... Io volevo chiedere in che modo volete far sì che Pordenone diventi una città più appetibile anche per le persone che vengono dall'esterno, perché anche io pensando una cosa che potrò fare in futuro, quindi come futuro geometra, pensando che potrò andare a lavorare in uno studio, come io potrò favorire la costruzione o la ricostruzione, il restauri di quello che potrebbe essere il mio futuro, in che modo potrebbe diventare Pordenone. Tu stai chiedendo come sarà il piano regolatore. Allora, Reguin? No, cioè rispondi. Sì. Allora, bisogna trovare un mix, però, come dicevamo prima, i piani sono fatti di step. I piani sono fatti di step. Il primo step è conoscersi, sapere molto bene come siamo per capire che cosa vogliamo, quali sono le nostre possibilità. Il secondo è quello del dire, beh, partendo da questa analisi, la direzione che vogliamo seguire è quella, e queste sono le direttive, ora siamo in questo momento. Il terzo step è quello del dire come costruiamo, quali azioni mettiamo in campo per diventare quello che ci siamo prefissi. E questa è la parte della stesura del piano. Le modalità saranno molte, perché ci siamo posti, come hai visto nelle direttive, uno dei presupposti, quello del diventare attrattivi per il lavoro, per i giovani, per le giovani coppie, perché un dato che non è emerso nell'analisi prima, ma che invece
ho ben chiaro io anche dai piani di zona, che sono il piano della gestione del sociosanitario, e che se noi andiamo a vedere la proiezione della cittadinanza di Pordenone da qui ai prossimi 10 anni, ci fa un po' paura, nel senso che aumentano i bambini, aumentano gli anziani sopra i 70, diminuisce la fascia produttiva. Questo è un dato estremamente negativo per noi, perché la fascia produttiva è la fascia che determina la vita maggiore della città, ed è quella che noi vogliamo invece che rimanga, e anzi rientri a Pordenone, che trovi quindi a Pordenone un modello abitativo, di vita, di lavoro appetibile, sapendo che non vanno a vivere nella casetta, villetta con giardino. Quel modello della città diffusa lo lasciamo ai comuni contermini, ma che viene ad abitare in una cittadina che si comporta da cittadina e che ti fa pagare un po' meno l'energia perché ha il teleriscaldamento, perché ha le connessioni che ti permettono di lavorare da casa e quindi puoi lavorare in modo più razionale, perché hai i servizi diffusi nel territorio, perché si trasforma grazie a degli incentivi e al voler trovare delle modalità per cambiare. Come? Come lo devono dire loro, quel gruppetto lì, costruendoci degli scenari. Perché sto ritornando sulla questione degli scenari? Perché questa modalità ci permetterà di capire con dei dati qual è il modello che vogliamo mettere in campo e che dati negativi, quali dati positivi questo modello ha e in che tempistiche orientative riusciremo ad ottenerlo. Quindi il come ad oggi non te lo sappiamo dire, cioè non te lo vogliamo dire, perché sarà un mix che stiamo andando a costruire, che costruiremo anche confrontandoci sul come, perché ribadisco, una trasformazione non è mai a costo zero, neanche rimanere come siamo è a costo zero, e quindi noi dovremo attentamente valutare insieme i vantaggi e gli svantaggi. Gianni Marbon, metto il cappello del co-op manager di Cordenosa. C'è la garrita Cordenosa, anche se lì non si vede su quella riga, cioè, si pagano 3 scudi per andare di qua e di là, quindi siamo molto indietro da riuscire a fare condivisione. E ci proviamo noi col co-working, ma in parte la domanda che volevo fare ha trovato già una risposta nella parola scenari, e così come è stata descritta poco fa. Una piccola entrata a gamba tesa. Pordenone più facile non è vero niente, ci avete preso in giro. Non è più facile. No, dentro una complessità del genere si può solo rispondere con complessità, non con semplificazione. Cioè io non credo che un progetto possa andare in questo verso, e non possiamo farlo credere a nessuno. L'entrata a gamba tesa è questa. Prima parte di questo lavoro, che è nato sotto questa anche parola invece molto graziosa, smart, declinata in un modo straordinario, metà della città, un terzo, un quinto, il 10%, ho capito cosa voleva dire resiliente, prima non lo sapeva nessuno, e abbiamo già fatto un gesto molto sociologico e culturale. Ma bisogna continuare. Se parliamo di scenari e la sala è riempita da queste 4 persone che conosco bene, che hanno partecipato ovviamente sin dall'inizio eccetera, ci siamo fatti un po' autogol, no? Cioè io credo che manchi un livello di comunicazione che guarda al linguaggio di chi ci legge, perché così non possiamo continuare. Ci sono i grigi in mezzo, sto facendo un'entrata a gamba tesa, quindi cerco un'iperbole per cercare anche delle risposte. Le risposte sono queste, secondo me. Cioè, se vogliamo mostrare scenari, e quindi non parlare di territorio, ma parlare di persone, prima ancora, e di indagini sociologiche che in qualche modo ci dicono dove stiamo andando, come viviamo, qual è il nostro modo futuro di abitare, di vivere, di giocare, ma anche di sognare dentro una città, dobbiamo assolutamente
portarci un po' oltre, o dobbiamo costruire un po' un film, dobbiamo costruire un po' qualcosa che sia veramente leggibile in 140 caratteri, in 15 secondi di spot, in non so in che cosa, ma mi sembra che l'amministrazione qui ha fatto un buco nell'acqua. Cioè bisogna investire sulla comunicazione, bisogna investire sulla comunicazione, altrimenti i buoni propositi, i meravigliosi progetti, gli scenari su cui confrontarsi diventano dominio di pochi. E abbiamo fatto, non abbiamo fatto centro, no? Io mi ricordo i primi giorni in cui è nata questa storia, che questo palazzo era pieno di gente che lavorava, che si dava. Oggi questo darsi dovrebbe avere un ritorno economico, che è quello di dire mi ritrovo, mi riconosco, mi sono fatto avanti, ho detto la mia opinione e la vedo in qualche modo descritta dentro alcune fasi, alcuni aspetti. Questo appagamento, ho fatto un quiz prima, è riportare la città a un livello di consapevolezza prima delle persone e poi quella di gestione veramente comune del bene comune. Cioè è inutile che noi continuiamo a dire bravi progettisti, fateci sta roba qua, ma sì, sarete i migliori, ma non lo metto in dubbio, mi è piaciuto tutto di tutto quello che è accaduto fino adesso e sono sicuro che succederà ancora qualche meraviglia, ma in realtà la responsabilità è nostra, dovrebbe essere piena sta sala qua se uno si sente la responsabilità di tutto questo. Forse non è passato questo messaggio, quello della responsabilità. Allora, c'è una responsabilità politica, forse, che non si è espressa al meglio, la politica deve fare politica, punto, si schiera, dice queste sono le direzioni, queste sono le direttive, e c'è una parte invece sociale che deve dire io voglio più spazio, io sto accanto a questo, io sto sopra, io sto sotto, sto avanti. Esattamente come una mappa, no? Si dovrebbe anche mappare, secondo me, quanto questa comunicazione è arrivata o non è arrivata. E sono molto istituale, quindi tendo un po' ad essere così assertivo, no, in quel che dico. Sono pieno di dubbi perché è nel quotidiano di tutti noi, nel lavoro che facciamo, nel lavoro che non abbiamo, che non riusciamo proprio più a comunicare. Cioè, quindi ci sono grandi incertezze su come la comunicazione possa essere riportata nei termini giusti affinché chi ha cultura possa parlare il linguaggio giusto e si metta al livello giusto di chi ascolta e non di chi parla. Quindi questa città ha fatto un grandissimo gesto e glielo riconosco, quello di voler ascoltare. All'ascolto va aggiunto ancora qualcosa. Bisogna interagire, bisogna entrare dentro questa empatia, perché altrimenti noi ci giochiamo solo le critiche. Cioè riempiremo presto la sala solo di persone che diranno cosa non gli va bene e non cosa invece va bene e quello in cui credono che ci sia anche qualcosa di giusto. L'altra cosa, che è l'ancora di salvezza, è che fare un piano, così come l'avete descritto, che lascia un sacco di strategie aperte a quello che il mondo farà succedere, è una garanzia di successo. Questa è la grande garanzia, questa va spesa benissimo, questa è l'arma vincente per dire ok, oggi tu non ti vedi qui, ma stiamo pensando da qui a 15, 20, 25, cioè attenzione che il piano regolatore di una città probabilmente non ci vedrà per dire, sì, non ci vedrà sopravvivergli, no? Quindi andiamo molto oltre con la visione. E quindi siccome il prossimo step sono gli scenari, trovate un modo per convincere e con linguaggi diversi probabilmente le persone ad esserci, ad ascoltare tutto questo, perché la partecipazione secondo me che c'è stata all'inizio merita tutto questo. Grazie. Anch'io faccio la mia entrata a gamba tesa, anzi sono due. La prima è, e quindi, partendo da un presupposto, che se è cambiata la storia per tutti, lo è cambiata anche per l'amministrazione. Giusto per dare un piccolissimo dato. Il settore dell'edilizia e dell'urbanistica nei bilanci comunali è il settore che porta soldi, non è chiede. Perché portiamo gli oneri, i celeberrimi oneri di urbanizzazione, che negli ultimi 7-8 anni
si sono ridotti a un terzo, giusto per dare un quadro di riferimento. Quest'anno noi abbiamo chiesto di spendere dei soldi per fare delle verifiche, era una folle cifra, 2000 euro. Ci sono stati tagliati dal bilancio, nel senso che ad oggi, e qui in fondo vedo Nicola Conficoni, che invece è un assessore di un assessorato che ha necessità di investimenti, noi ci troviamo con delle difficoltà dove non c'è permesso investire. E quindi dobbiamo trovare altri modi per farlo. Cioè l'amministrazione che crede a questo percorso, questo progetto, la modalità anche con cui si è strutturata, ha tenuto con i denti il fatto che la partecipazione continuasse con il riuscire a dare un incarico per un facilitatore. Ma noi dovremo trovare, e sarà sempre più così, delle modalità per le quali il costo alla fine per l'amministrazione è pressoché zero, perché non ne abbiamo. Allora, per questo la mia domanda è, e quindi, sono d'accordo, la comunicazione è la parte più difficoltosa, anche perché le amministrazioni non sono mai state abituate a comunicare, non si sono poste nell'ottica, almeno le nostre, e in altre regioni c'è una cultura più radicata e viene fatto. Però le nostre non hanno questa capacità, non abbiamo questa, non siamo avvezzi a fare questo. Lo sforzo di mentalità per rendere pubblico tutto è già stato uno sforzo impegnativo che ha dovuto anche superare tutta una serie di reticenze interne, ma non per cattiveria, perché non se ne capiva inizialmente la positività, perché ad esempio c'è un lavoro molto, molto carino che si sta facendo, molto importante che si sta facendo dentro l'amministrazione, ed è quello di lettura delle delibere, perché noi riusciamo a scrivere delle delibere dove neanche noi riusciamo a capire che cosa stiamo dicendo. Allora iniziare a porsi la domanda per chi è fatta la delibera, cioè per il cittadino, per la legge, ci pone anche nell'ottica del dire, beh, ma allora se la scriviamo per il cittadino, forse scrivere DGLS è un po' dura, spenderemo 10 righe di più, ma spieghiamo, magari tra un po' riusciamo anche a fare il link in modo che se uno clicca sa anche alla legge a cui si riferisce. Sono tutti pezzetti di percorso di costruzione di una modalità diversa. La possiamo accelerare, la possiamo rimettere in discussione, però lo dobbiamo fare identificando delle modalità che sono diverse da quelle canoniche che ha nelle sue maglie l'amministrazione. Devo fare comunicazione, identifico i professionisti che sono in grado di fargli, gli do l'incarico e loro mi pagano alla prima. Non può più essere questo, non è così. D'altro canto c'è un'altra cosa, 15 giorni fa siamo andati, ci hanno chiamato a Fagagna per raccontare che cos'era Pordenone più facile, c'eravamo noi e c'era Treviso, e ci siamo resi conto anche della particolarità in fondo che noi abbiamo, perché questo è un percorso partecipativo che è stato iniziato da un'amministrazione comunale. Solitamente i percorsi partono direttamente dai cittadini. Allora, noi possiamo essere, questo lo dico perché noi come amministrazione possiamo essere disposti a mettere in discussione le nostre modalità, ma non lo possiamo fare da soli, perché nel momento in cui sarà sempre l'amministrazione a fare questo, sarà sempre l'amministrazione. Con Alberto si diceva, c'è forse un passo successivo, che Pordenone è più facile, deve diventare uno strumento del cittadino. Ma non lo può essere se continua ad avere il cappello dell'amministrazione. Questo lo si può fare chiedendo il coinvolgimento, naturalmente, delle parti, stabilendo quelle che io chiamo le regole di ingaggio, che siano chiare, però non è uno sforzo che si può demandare ad una parte che
anche delle rigidità di natura date da modalità di operare in un certo modo che stanno cambiando, ma che hanno anche quelle bisogno di un percorso di affrancamento e di rimodulazione. Quindi benvengano le entrate a gamba tesa, che però devono portarsi dietro una proposità che non possiamo avere solo noi, è disponibile a confrontarsi su questa disponibilità. Per quello il confrontare, il pensare che da dentro Pordenone è più facile uscisse chi può continuare il lavoro, fosse il giusto proseguo di questo percorso. Proprio perché chi lo ha vissuto, Alberto, Linda, tu e Alessandro, cioè ci conosciamo, sapete qual è quello che è successo, quello che si può fare, quelli che sono i limiti di questo sistema. E secondo me è il momento anche per mettersi tutti di nuovo in gioco. C'è qualcun altro? Non ho sentito l'intero intervento iniziale dell'assessore, quindi non so se alcune cose magari me ne sono perse. Io sento molto il tema del ruolo della città rispetto a un territorio decisamente più ampio di quello comunque di cui stiamo parlando. Cioè, da un lato si è detto che la città si attesta su quei 50.000 abitanti, che però sono il limite inferiore delle città europee in cui qualcosa succede di significativo. E dall'altra parte noi siamo una delle quattro città regionali anche per la convenzione di essere stati capoluogo di provincia. Le province non saranno più e cose di questo tipo. Per cui non so cosa possa fare il piano col piano da solo, ma il tema anche della competizione tra territori, corretta competizione, della ricerca di un rango, di un ruolo sufficientemente significativo, mi pare un tema molto forte, vitale, molto più vitale per noi di quanto potrebbe essere per Udine, che per una serie di ragioni ha delle assicurate alcune funzionalità. Quindi il tema di come, non so, gestire anche il discorso del terziario pubblico, di quanti pezzi di strutture statali e regionali devono avere continuare ad aver sede a Pordenone, il tema dell'ARPA che dice di voler razionalizzare i suoi laboratori e quindi ovviamente quale sarà il risultato? Chiudere Pordenone, i Gorizia o chi altro ha e centralizzare a Udine i laboratori. Questi temi, che quindi vanno al di là della città conurbazione, così, ma riguardano proprio il ruolo della città in un territorio più vasto, avrebbero anche i luoghi in cui essere trattati, piano, governo del territorio regionale e così via. Però giocare fino in fondo queste carte con forza e consapevolezza, secondo me, è uno dei motivi vitali. È chiaro che la carta Electrolux e forse in questo momento la gente è più attenta ad altre cose rispetto a questo percorso di piano, perché ci sono cose che ci impressionano di più, ma in sostanza quella del rango e del ruolo della città mi pare un tema per me fondamentale, vitale anche per le opportunità a viverci qui chi avrà, come è stato detto, occasioni di lavoro e non solo, di rapporti, di contatti e così via.
sulla carta. Grazie. Se non ci sono altre domande, essendo arrivate le ore 20:15, dichiaro sciolta. Chiudiamo i lavori. Allora, vi ringraziamo tutti della partecipazione. E per ora le comunicazioni continuano nelle forme canoniche, perché sono quelle che intanto riusciamo a governare bene. Naturalmente rimane valido quello che si è detto. Ci stiamo domandando come mettere in discussione un percorso che ha avuto una sua struttura nella fase di analisi e che ora anche per altro momento deve essere diverso. La diversità è data anche dal cambio di gestione e credo che ci sia tutta la totale disponibilità da parte sia di Alberto che dell'amministrazione, di chi di Linda e di chi sta nel gruppo, di essere aperti a confronti per essere in doppio la prossima volta e via dicendo. Sapendo però che nelle città dove la partecipazione si fa costantemente, per alcune cose ci sono i grandi numeri, poi nella gestione normale le risposte sono anche molto meno ambiziose di quelle che noi ci immaginiamo. Ma questo forse la nostra ambizione è dettata anche dal fatto dell'essere all'inizio di questa avventura e quindi speriamo molto in quello che facciamo. Grazie a tutti. Grazie a te.